Ciao a tutti i lettori di Windows Blog Italia, io sono Fabio ed in questo breve video vediamo come disabilitare gli aggiornamenti automatici in Windows 10. Gli aggiornamenti automatici fanno in modo che l'utente non debba andare ogni volta a cercare nuovi aggiornamenti ed installarli, ma a volte possono risultare fastidiosi. Per fortuna è possibile disattivare questo automatismo, così da lasciare all'utente la possibilità di scegliere quando scaricarli ed installarli. Vediamo prima di tutto chi ha l'edizione Pro di Windows 10. Cercate Modifica criteri di gruppo in Start o attraverso Cortana in modo da aprire l'editor criteri di gruppo locali. Dal menu a sinistra selezionate Modelli amministrativi, quindi recatevi in Componenti di Windows, successivamente in Windows Update e fate doppio clic sulla voce Configura aggiornamenti automatici. Selezionate Attivata in alto a sinistra, dal menu Attendite in basso scegliete Avviso per download e installazione e confermate premendo OK. Per quanto riguarda l'edizione Home, l'editor dei criteri di gruppo non è presente, ma potete ottenere un risultato simile impostando una connessione a consumo. Nella descrizione a questo video troverete una guida in merito. Fatto ciò, ogni volta che un aggiornamento sarà disponibile, vi arriverà una notifica da Windows Update. Trovate fastidiosi gli aggiornamenti automatici? Li disattiverete? Fateci sapere che ne pensate.